Buon pomeriggio, signore e signori. Io sono Giuseppe Nesi e sono il preside della Facoltà di Giurisprudenza ed è a nome della Facoltà di Giurisprudenza e dell'intera Università degli Studi di Trento, molto ben rappresentata qui dal suo presidente, il professor Cipolletta, che do il benvenuto ai relatori e ai partecipanti a alla quarta edizione di questo importante convegno biennale sulla concorrenza. Il titolo di quest'anno è l'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione Europea. Si tratta, come voi sapete, di un appuntamento ormai tradizionale nel panorama culturale italiano e europeo sul tema della concorrenza. La rilevanza del convegno quest'anno è confermata dalla presenza autorevolissima del presidente dell'Autorité de la concurrence francese, Monsieur Bruno Lasserre, e dell'ex vicepresidente del Tribunale di Defensa della Competenza spagnolo, Ricardo Alonso Soto, che ringrazio in maniera particolare per essere presenti qui a Trento. Vorrei anche ringraziare l'autorità garante per la concorrenza del mercato, il CSM, che da anni collaborano con la Facoltà di Giurisprudenza in una serie di iniziative e che anche quest'anno daranno il loro contributo al dibattito. Vorrei anche ricordare che alcuni giorni addietro abbiamo anche ricevuto, e ne siamo particolarmente lieti, il patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati, che ovviamente serve a ribadire ancora una volta quanto questo tema stia a cuore anche alle nostre autorità politiche. Vorrei anche ringraziare in maniera del tutto particolare il professor Benacchio e il dottor Carpagnano, grazie alla infaticabile attività dei quali è possibile non solo l'organizzazione dell'odierno convegno, ma anche una serie di attività che si sono sviluppate nel corso di questi anni, e fra queste mi piace ricordare l'Osservatorio Antitrust, che sarà al centro del dibattito nell'ultima giornata dei lavori di questo convegno e che mi ricordava poc'anzi il professor Benacchio, gode di 3.000 accessi, nuovi accessi ogni mese, il che significa che c'è un grande interesse ovviamente per quello che loro fanno. Vorrei appunto ringraziare ancora Benacchio e Carpagnano perché è grazie a queste cose che la nostra facoltà e la nostra università riescono ad avere la rinomanza e la reputazione che viene costruita di giorno in giorno e che ci ha portato ai risultati attuali. Vorrei anche ringraziare gli sponsor che hanno generosamente contribuito all'organizzazione del convegno in questo momento economico particolarmente difficile. La loro partecipazione è una testimonianza è un esempio virtuoso di collaborazione fra l'università e le imprese. Non intendo ovviamente invadere il vostro campo di azione, non voglio entrare nel merito di quello che vorrete dire oggi, domani e sabato, mi limito soltanto ad apprezzare gli sforzi che sono stati realizzati in tempi recenti dalle autorità di alcuni Stati membri dell'Unione Europea e dalla Direzione Generale per la Concorrenza dell'Unione per assicurare una sempre migliore tutela dei diritti dei consumatori e dei diritti delle imprese nei settori più disparati, attraverso anche un miglioramento della diffusione delle informazioni in materia di concorrenza che porta certamente, fra l'altro, a una maggiore trasparenza. Non mi resta che augurarvi buon lavoro e mi congratulo ancora per questa iniziativa e vi dico che saremo lieti di ospitare analoghe iniziative anche negli anni a venire. Grazie e buona giornata.
Grazie, grazie al preside, professor Nisi, per queste parole che fanno piacere veramente, di apprezzamento. Ringrazio il pubblico presente e quello che ancora non è arrivato, ma che so che sta arrivando, perché le iscrizioni sono state veramente molto elevate quest'anno. E ringrazio ancora una volta soprattutto i relatori stranieri che sono venuti qui ad onorarci con la loro presenza. Quest'anno la formula di questo che è ormai una tradizione, del convegno biennale, la quarta edizione che si svolge qui a Trento, ha la formula è leggermente diversa. Abbiamo pensato di suddividere, come avrete visto nel programma, quindi riassumo molto brevemente, ma solo per arrivare poi a un punto importante. Sono tre mezze giornate, quella di oggi è dedicata al tema della cultura della concorrenza in Italia e negli altri paesi, poi domani mattina invece ci dedicheremo al public enforcement, al private e public enforcement, ai sviluppi recenti di questi 2 ultimi anni. E infine la terza mezza giornata, cioè domani pomeriggio, sarà dedicata all'azione di classe. Ecco, se venerdì il convegno, domani sera, quindi il convegno finisce, il vero convegno aperto a tutti finisce, c'è una coda al sabato mattina, come vedrete anche nel programma, che è dedicata ad un incontro con i collaboratori dell'osservatorio, osservatorio antitrust, quello che ha appena nominato il professor Nesi, nel quale nell'incontro noi discuteremo un po' del futuro dell'osservatorio, in particolare del suo sito web. Cercheremo di vedere insieme ai collaboratori, che sono circa una ventina, come modificare, cosa si può aggiungere, cosa si può fare per migliorare ancora di più la fruizione di questo servizio, che contiene dei dati veramente interessanti e che appunto, come si diceva, è di uso ormai quotidiano per moltissime persone. Nonostante sia diciamo, particolarmente riservato ai collaboratori dell'osservatorio, io però dico subito che è aperto a chiunque di voi voglia partecipare per portare delle idee, per portare qualche suggerimento, anche comunque voglio offrire anche una mano, un aiuto materiale a gestire questo sito. Quindi, se qualcuno che si ferma qui venerdì vuole sabato mattina partecipare a un paio d'ore di questi lavori, che finiranno verso le 12, 12:30 al massimo, è ben accetto perché ci può dare una mano appunto a fare qualcosa di meglio per questo sito e a darci dei suggerimenti. Chi volesse rimanere sabato mattina ce lo può comunicare per cortesia per questioni poi anche organizzative. Dopo queste informazioni così di carattere molto tecnico, veniamo un po' alla giornata di oggi, che io mi limito soltanto a fare così a presentarvi con qualche piccola mia considerazione di ordine abbastanza generale. Innanzitutto, perché abbiamo intitolato questo pomeriggio la cultura della concorrenza? Potrebbe sembrare un tema abbastanza teorico, forse un tema che magari in questo momento di difficoltà in cui c'è la necessità di difficoltà economiche, in cui c'è la necessità magari di cercare delle ricette, delle soluzioni concrete, parlare di cultura della concorrenza può sembrare fuori luogo, invece no, perché noi l'abbiamo inteso in un altro modo. Cultura della concorrenza, innanzitutto, sappiamo tutti che vuol dire conoscenza. Cultura uguale conoscere. Conoscenza non solo però delle regole, ma anche conoscenza, soprattutto direi, e consapevolezza della utilità di queste regole, della loro efficacia, consapevolezza della loro capacità di influenzare positivamente i mercati, di favorire lo sviluppo economico, di tutelare meglio i consumatori, della capacità anche eventualmente di affrontare le difficoltà economiche contingenti italiane, non solo in Italia, ma anche in Europa. Quindi parlare di cultura della concorrenza vuol dire anche parlare di
debbano essere i rimedi, le regole che per affrontare le criticità del momento, come devono essere affrontate le violazioni, per esempio, alle regole comunitarie, gli strumenti di controllo sono per esempio efficienti, manca qualcosa, si potrebbe migliorare, le armi che ha l'autorità garante sono armi spuntate, sono armi che funzionano bene, vanno migliorate e non solo l'autorità garante ma anche i giudici. In primo luogo l'autorità garante evidentemente come controllo immediato, ma anche il giudice come controllo diciamo, un po' successivo di fronte ad una richiesta di risarcimento danni da parte del danneggiato. Ecco, ci sono oggi questi strumenti. Abbiamo visto l'azione di classe nata anche con questa prospettiva, ma che ha dato qualche problema parzialmente risolto anche recentemente da una formulazione che ha migliorato un po' alcuni dubbi interpretativi. La cultura della conoscenza, dicevo, la cultura della concorrenza presuppone la conoscenza, è il luogo dove normalmente più adatto per conoscere è l'università in genere, non solo, ma anche l'università, soprattutto l'università. Allora vorrei soltanto riportarvi un dato che da una ricerca che abbiamo fatto come osservatorio un paio d'anni fa. È emerso che su 200 corsi di laurea tra giurisprudenza ed economia, la concorrenza viene insegnata, la disciplina della concorrenza viene insegnata in 30% di questi corsi. Quindi è abbastanza poco. 72 corsi su 200, dati di 2 anni fa. Non è pochissimo, ma non è neanche tanto. Si può fare quindi sicuramente di più e l'università potrebbe sicuramente fare di più, innanzitutto. Ma ci sono delle altre considerazioni che secondo me vanno fatte. Leggevo proprio la settimana scorsa, quando mi ero un po' concentrato su questo argomento, leggevo un articolo di una relazione di Giuliano Amato in occasione di un convegno organizzato dall'autorità antitrust nel 2000, intitolato A 10 anni dalla legge 287-90. Se voi andate a vedere quella relazione di 7, 8, 10 pagine, è una relazione che sembra scritta ieri, cioè è adattissima alla situazione attuale, sia nelle premesse, sia nei fini, sia nei problemi, sia nelle possibilità di uscire dalla situazione che viene descritta. Cosa vuol dire questo? Beh, può voler dire due cose, anzi, sicuramente una cosa è chiara, che chi ha scritto questo articolo è certamente una persona estremamente lungimirante che ha saputo inquadrare talmente bene la situazione che il suo articolo ha una validità che va ben oltre quella che normalmente contraddistingue gli articoli che scrivo io, per esempio, che dopo 2 o 3 mesi sono da buttare via. Dopo 10 anni il suo articolo è ancora perfettamente attuale. Ma potrebbe anche essere interpretata questa cosa come se nulla è stato fatto in questi 10 anni, cioè come se i problemi che c'erano allora ci sono anche adesso, vuol dire che non è stato fatto nulla. Invece, ovviamente, non è così, ma non è così perché lo spiego, perché non è inutile che lo spieghi, in realtà sappiamo tutti quanto è stato fatto in 10 anni e soprattutto quanto è stato fatto in questi ultimi 2 anni, cioè dal nostro ultimo incontro, quando ci eravamo aggiornati. Pensiamo prima di tutto al decreto liberalizzazioni dell'anno scorso, del 2012. Pensiamo alla soluzione di quel problema, per esempio, che costituiva quell'anomalia tutta italiana per cui in tema di competenza del giudice si doveva andare in caso di violazione di una norma comunitaria antitrust si andava dal tribunale ordinario o addirittura al giudice di pace a seconda del valore, mentre se si violava una norma nazionale antitrust bisognava andare in corte d'appello. Ora questa stranezza, veramente anomalia italiana è stata eliminata con la riforma e abbiamo oggi il Tribunale delle Imprese che si occupano per entrambe le questioni, sia a livello nazionale sia a livello comunitario, se ne occupano con competenze esclusive.
Penso alle clausole abusive, all'attribuzione delle nuove competenze all'autorità garante, l'articolo 37 bis del codice del consumo che ha attribuito queste nuove competenze di controllo sulle azioni di classe. Se ne parlerà domani, evidentemente domani pomeriggio. Penso a quanto è stato fatto, per esempio, per quanto riguarda l'abolizione delle tariffe di molte professioni, non solo quelle degli avvocati, ma penso soprattutto a quelle di notai. Perché soprattutto a quelle di notai? Perché sono quelli che forse hanno posto più resistenze di tutti. Io mi ricordo che partecipai a Genova a un convegno 15 anni fa, dove all'indomani di a un convegno di soli notai, e fui quasi fischiato, mandato via a calci, ci mancava poco, è una battuta, perché mi ricordo che dissi: guardate, c'è questa sentenza della Corte di Giustizia che dice che mette un po' il naso sulla vostra componente, sulla vostra tariffa, in realtà non sulla tariffa notarile, ma su una sua componente, ed era la tassa d'archivio. Per chi è notaio sa cosa che non è notaio, non so, la tassa d'archivio è una parte della tariffa del notaio. E la Corte aveva osato dire che forse quella tariffa non era conforme, quel modo di determinazione della tariffa non era conforme al diritto comunitario. E dissi: notai, state attenti, guardate che forse piano piano le vostre tariffe non sono ben viste nell'Unione Europea e forse prima o poi dovrete eliminarle. Non l'avessi mai detto, un brusio generale in aula. Oggi siamo arrivati all'abolizione di quelle tariffe, non solo dei notai, ma anche degli avvocati, dopo tutte le sentenze, vi ricorderete, l'avrete visto, le sentenze anche della Cassazione che avevano dato ragione, poi torto, insomma, a queste riforme. Quindi sono cose importanti che sono successe in questi anni. Meno importanti, ma che però ci toccano un po' tutti quanti, penso sempre al decreto di liberalizzazione, alle novità in materia di distribuzione carburanti, la liberalizzazione, sui quali poi magari ritorno. Tutto il decreto 1/2012 è importantissimo e ha portato tante novità. Quindi cose sono state fatte, senza contare poi quello che ha fatto l'autorità garante in questi ultimi anni, e soprattutto in questi ultimi 2 anni. Quanti provvedimenti, quanti interventi ha visto l'autorità prendere decisioni estremamente importanti. Quindi sicuramente molto è stato fatto. Quindi se l'articolo di Amato è ancora attuale, non è per colpa di un'inerzia del legislatore o delle autorità pubbliche preposte o dei giudici, ma è merito dell'autore di quell'articolo. Perché allora questa situazione? Perché si può dire ancora che non è cambiato nulla? Può sembrare non è cambiato nulla di quell'articolo rispetto alle cose descritte in quell'articolo rispetto a oggi. Ma perché, come ha detto in una relazione, nell'ultima relazione, quella dello scorso anno, Pitruzzella, relazione sulle attività del 2011, quindi marzo 2012, ha detto, parlando delle liberalizzazioni, dice: la liberalizzazione è un percorso. Cioè non ha un momento in cui finisce, ovviamente. È un percorso che non ha fine, è una serie continua di interventi pubblici e non solo, volti a guidare le imprese verso una determinata strada, a correggere deviazioni. Quindi è un modo di essere, è un modo di agire. Analogamente si può dire anche per la concorrenza, cioè se noi vogliamo aprire a regole di concorrenza e liberalizzazioni, a volte il confine è estremamente sottile. Comunque, se vogliamo aprire a maggiori regole di concorrenza, ad aprire di più al mercato, non lo possiamo fare con uno, con due o con 10 provvedimenti, ma è un processo continuo che dura nel tempo. E non si può neanche pensare di cambiare da oggi a domani una società imprenditoriale come la nostra, che è affezionata da sempre ad un modello liberista che ha proclamato per anni solennemente la libertà di impresa, dimenticandosi, anzi rifiutando tra l'altro ogni tipo di intervento autoritativo regolamentare e dimenticando di far valere quel semplicissimo principio che insegniamo a tutti quanti noi gli studenti quando cominciamo a parlare loro di concorrenza.
principio semplice, apparentemente contraddittorio, ma quello in base al quale per garantire la libertà di impresa bisogna che questa libertà sia sottoposta a limitazioni e controlli. Cioè, sembra una contraddizione, ma in realtà non è. Per avere libertà bisogna limitarla. Per fare questi tipi di cambiamento è necessaria anche una condivisione, è necessario un consenso delle parti sociali, un consenso, quantomeno una condivisione che si deve ottenere magari col tempo da parte dei destinatari del provvedimento. Pensiamo alle resistenze dei farmacisti, tassisti, avvocati, notai, che ci sono state negli ultimi anni prima di poter dire finalmente la riforma adesso è arrivata quasi a buon punto. Talvolta però, ecco, non è soltanto, e qui sto per terminare questa brevissima presentazione, non è soltanto una questione di difesa corporativa o di difficoltà di adeguarsi alle nuove regole per colpa di una tradizione alla quale si è abituati, di vantaggio alla quale ormai ci si è abituati e che non si vuole più cedere. E talvolta ci sono anche dei provvedimenti importanti di liberalizzazione o che hanno cercato di favorire una maggiore concorrenza del mercato, che però si sono dimostrati non efficienti. Questo dipende dal settore, dipende dal mercato, dipende dal singolo settore di mercato. Penso tra tutti, per esempio, quello, ecco il richiamo che sto facendo prima, alla riforma della distribuzione dei carburanti, che avrebbe dovuto portare a una diminuzione di prezzo, cosa che invece non è successo, anzi, ma ha portato invece a che cosa? A diminuire fortemente il margine di guadagno del gestore, che si è ridotto di più della metà rispetto a quello che era prima, margine pro litro, a fronte invece di un aumento dei guadagni da parte delle società fornitrici e produttrici di prodotti petroliferi. Quindi tutta questa riforma si è riversata, alla fine l'aggravio di questa riforma si è riversata sul singolo gestore, sul singolo piccolo imprenditore, e questo ha portato degli scontenti, ovviamente dei malumori, può comportare una diffidenza da parte di chi dice: ecco, vedete, la concorrenza fa male. Ma no, questo è il punto. Non è che la concorrenza fa male. Fa male il comportamento di quell'imprenditore che, approfittando di determinate situazioni, abusa della propria situazione o fa accordi collusivi e riversa il costo di quello che è invece un proprio vantaggio su altre imprese. Ecco, allora qui ci vorrebbe forse un maggior controllo. Io credo che l'autorità garante, e non solo, ma anche i giudici, ma soprattutto l'autorità garante, dovrebbe avere ancora di più potere di controllo, maggiore capacità di verificare, un controllo continuo, capillare, efficace, efficiente, per verificare che tutte queste situazioni che il legislatore ha messo in piedi, riforma del mercato italiano, liberalizzazione, apertura del mercato alla concorrenza, non diano luogo a comportamenti, appunto, come dicevo prima, poco corretti. Evitare quindi che quello che è un comportamento abusivo, collusivo, sia percepito come una conseguenza della concorrenza maggiore che si è voluto instaurare, conseguenza della liberalizzazione. E che questo possa rallentare quella crescita di una cultura della concorrenza che il nostro paese, soprattutto in questo momento, di cui il nostro paese ha grande bisogno. Quindi io auspico che il dibattito e le relazioni di oggi prendano come spunto anche alcune di queste osservazioni. Sono sicuro che questo sarà fatto. Io comunque adesso mi fermo, lascio la parola ai relatori, in particolare al dottor Lifgren di Bloomberg Italia, che farà da moderatore a questo pomeriggio. Grazie ancora a tutti e ci vediamo.
Grazie mille, professore. Allora, buongiorno a tutti. E devo dire che quando Michele Capagnano mi ha chiesto di moderare questo convegno ero un po' perplesso. Non sono un esperto della materia, non sono un avvocato, non sono un economista. E lui mi ha risposto, ma non si preoccupi, lei è un giornalista che lavora per un gruppo che segue con molta attenzione questi argomenti. Ho detto, va bene, questo è vero. E in effetti i giornalisti della Bloomberg seguono con molta attenzione i temi della concorrenza. In Europa, in America, in Asia abbiamo team di giornalisti e redattori che seguono per esempio i casi antitrust di Google, di Apple e Samsung, per esempio. E poi, riflettendo, è impossibile ignorare che lavora per un gruppo multinazionale che è considerato il market leader in questo momento e che è un gruppo che è un proprietario, miliardario tra l'altro, Mike Bloomberg, il quale è stato costretto quando fu eletto sindaco di New York a risolvere il potenziale conflitto di interesse, costretto da una legge che disciplina la materia proprio a New York. Non devo far notare che esiste un altro paese nel mondo che è un leader politico miliardario che è anche proprietario di una società che possiede le tre reti televisive commerciali più grandi del paese, che è proprietario di una famosa squadra di calcio, di una società bancaria assicurativa, di un gruppo editoriale che pubblica settimanale di larga diffusione. E pensavo, i cittadini in questo paese, che io sono residente in questo paese di quasi 30 anni, i cittadini, per non parlare del signor Berlusconi, dei suoi alleati, e anche francamente avversari politici, mi sembra che facciano fatica ad capire il concetto di conflitto di interesse e tantomeno a promulgare finalmente magari una legge che regoli in modo definitivo la materia. Comunque, visto che abbiamo qui con noi un notevole gruppo di esperti, se vogliamo saggi, visto che i saggi vanno molto di moda in questo momento, purtroppo uno non è venuto oggi, penso che da loro potranno arrivare suggerimenti, idee, proposte su questi argomenti. Quindi meglio iniziare con gli interventi e chiederò ai relatori se possiamo diciamo fare gli interventi in 20-25 minuti per arrivare a un coffee break intorno alle 4:30 e dopodiché faremo un breve dibattito. Quindi direi che possiamo iniziare gli interventi e buon lavoro a tutti. E direi che iniziamo con il dottor Lasser, che viene abbastanza conosciuto, direi, probabilmente da tutti, però leggo brevemente il suo bio, lo leggo in inglese perché non ho la versione in italiano. Member of the French Supreme Administrative Court, which he joined in 1978 after graduating from the French National School for Civil Service. Between 1989 and 1997, he served as Director for Regulatory Affairs and then Director General for Posts and Telecommunications at the French Ministry of Posts and Telecommunications. In this position, he developed and implemented a comprehensive overhaul of the telecommunications sector, culminating in its full opening to competition, as well as in the creation of an independent regulator. He returned to the Conseil in 1998, where he chaired the first chamber for 3 years before becoming deputy chairman for all the litigation activities between 2002 and 2004.
He is also an officer of the French Legion d'Honneur and commander of the French Order National du Mérite. Professor. Grazie mille, Presidente. Grazie a Professore Benacchio e grazie a Michele Carpagnano per invitarmi a questo convegno molto interessante, ma è impossibile per me di parlare in italiano della cultura della concorrenza, perché preferirei parlare in francese, ma non sono sicuro di essere capiscato per tutti. So, I will switch to English if you allow me. Well, our business language, but unfortunately, because to talk about competition culture in French, in English, is a challenge. And I will try to divide my remarks into three parts. I will talk about, because it's very important, I will try to talk about the historic roots of market economy and competition in France. I will try to describe you the state of the play, at which state are you now in France, in terms of confidence of consumers and citizens in competition. And I will try to answer the question, how can competition authorities may bridge the gap which exists in many countries between the perception of competition by consumers, which is rather positive, and surprisingly, the more negative perception by citizens. And I will try to explore concrete avenues to bridge this gap or to resolve what I call sometimes the schizophrenia. We are divided in our brains between two parts, the consumer part and the citizen part, and if sometimes they don't communicate easily, and that's our role, to make them communicate more easily. Let's talk first about history, French history. I won't come back to Clovis or the Middle Age, but I will start about the French Revolution. It's important because, of course, the French Revolution is very important politically, but there were some economic grounds in the French Revolution. We have to forget that. And in 1791, there was a very important initiative in France, pushed by revolutionaries, which was the suppression of what they call the corporations, corporazioni in Italiano, which were, in fact, the first cartel, unjustified cartel. Every profession in France was cartelized, and the revolutionary decided to suppress that way of organizing the economy, and they made a bridge between, I would say, political value they were defending and liberty of commerce. That was the first time we were talking about liberty of commerce. Then I will make a huge gap, a huge, I would say, gap, yes, to the Second World War. Before the Second World War in France, the economic thinkers and business people and maybe the governments themselves were pro-liberal. They surprisingly, they were much more liberal-oriented than, for example, their German counterpart. Germany was very much cartelized. Where France believed much more in free economy, free market, and the dominant, I would say, economic policy, the economic thinking, was in favor of liberty, was in favor of free market. The change came with the Second World War, and we made exactly the opposite, the opposite, I would say, step that the Germans made, because we had to rebuild the country, and because in 1945 there was a coalition between communists, between Gaullists, and between Christian Democrats, were at the power at that time, and there was a sort of coalition. The common values of that resistance parties were in favor of strong public intervention to rebuild the economy, which was very much spoiled by the Second World War. And there was a consensus which was very strong,
and which is reflected in our 1946 Constitution, in favor of public intervention, public services, and a sort of distrust, distrust towards market economy and market forces. And it opened what you call in French les 30 glorieuses, les 30 glorieuses années, where the French economy was entirely rebuilt thanks to the government and a very strong public intervention. And French people are very confident in the way that a public government can be efficient in managing the economy. If you interview French people, they understand that and they support that. And there is a common understanding that, well, public managers can be as efficient as private business people. It didn't prevent France from joining the European Community. And you remember very well, when the Treaty of Rome was discussed, France was much more interested by agriculture than by competition. The Germans were in favor of pushing competition and having a competition chapter in the Treaty of Rome. France didn't oppose that, but interestingly, was in favor, yes, of common agriculture policy, but France supported and was a leader in Italy as well in supporting the idea of strong supranational institutions, European institutions, which made, in fact, the success of European antitrust policy. Without a strong commission having clear and strong powers, we wouldn't have an efficient European competition policy. And that was the political consensus. Since 1958, interestingly, France applied competition rules, applied competition policy, but it sounds in French rather technical. It doesn't appeal to heart, I would say. It appeals more to reason than to heart. Where in Germany, if you're in Freiburg or you discuss with German professors, well, discussions are passionate because they feel that in the heart of themselves. Where in France, it appears much more as technical, legal equations. There is an explanation why competition culture historically has been weak in France. Each time the French government, and from left or from right, it doesn't make any difference, when a French government pushed in favor or voted or proposed to the parliament to adopt pro-market reforms, liberalizations of, for example, network industries such as telecom, post, railway, energy, and so on. Very interestingly, and that's very peculiar to France, if you compare the things in Germany, in the Netherlands, in the UK or in Italy, politicians found national reasons to support that reforms. They said, well, it would be better for citizens of our companies to have a more open economy, to benefit from liberalization. Where in France, we had a very different political speech. The French governments and everyone, every government, didn't explain that. They started from the contrary. We have the best public service in the world, the cheapest energy, the most rapid railways, trains, TGV, and so on. When you say that, when you start from that point in the discussion, it's very difficult to explain why you have to change that. If we are the best, if we are the most efficient and the cheapest, why, and that's a question citizens use, of course, to raise, why do you change that if it's so successful? And the reason was, oh, yes, we are members of the European Union and we have to do it because a directive forces us to change. And there are two consequences of that. First, it creates impopularity among Brussels because, of course, the citizens say, why Brussels imposes us to change what is successful in France? And second, it doesn't explain why, concretely, we could benefit for national reasons for that reasons. And it explains historically some distrust towards the competition culture. Now, I would say, things are much better in France. Surprisingly,
And maybe that's a consequence of what I was explaining. It's not a subject which divides politicians and parties. In the last presidential campaign, Sarkozy and Hollande were, I would say, on the same line on competition issues. They were defending more competition for different reasons. Sarkozy was saying, well, we will be more efficient, we will bring better prices, choice, innovation. And Hollande was saying the same with different reasons, because in the left parties, in the Socialist Party, if you want to convince them about competition benefits, don't talk about prices, but talk about the possibility for competition to fight against illicit rents. And if you explain competition like that, you can have the support of left-wing parties. We fight against illicit rents. We encourage people who take risks against people who benefit from heritage or from, situations. And both of them have defended, first, the reform which has been voted in 2008, the creation of the Autorité de la Concurrence with much stronger powers than the previous Conseil de la Concurrence, and even proposed both of them to give us new instruments to be more efficient in competition enforcement. And it reminds me of the fact that the creation of the Autorité de la Concurrence was one of the proposals of an expert committee, an independent expert committee, which was set up by President Sarkozy in 2007. I had the luck to be a member of it, but there were two prominent Italian people, Mario Monti and Franco Bassanini, who pushed both of them in favor of such reforms. So that's the ambiguity of history, I would say, in France. And my second remarks would be, what is the state of the play? At which stage are we in France about competition culture? Maybe it will interest you if I give you the results of a poll that the Autorité de la Concurrence ordered at the end of 2011. We ordered a poll we were celebrating the 25th anniversary of the independent regulation of competition, and we wanted to observe if there were trends in the public opinion would change the perception of competition. So we ordered a big poll, and the results, I would say, bring much hope, because it shows a real change in the opinion. It's interesting because we asked the same questions which are asked every year by the European Commission, which manages what I call a Eurobarometer in every member state. So we were able to compare the perception in France and in other European countries. And surprisingly, the French citizens which were interviewed were exactly on the same line as their German or British counterparts. They were supporting a lot competition. 81% of the population which was interviewed said, well, competition is good, there is a positive connotation in competition. And maybe what's interesting is the following. When you interview French people about why do you support competition, the first answer is not because competition brings better prices, offers more choice or more quality. It comes at the third answer. The first answer is very important, and personally, I was not expecting that. The first answer is, we support competition because it's the best element for the competitiveness of our business, our companies, our businesses. And that's very important because it's not a spontaneous answer that the man in the street would make. They make a strong relationship between more competition and more competitiveness in the market and the benefit of businesses. Second, and that's very important, they support massively regulation of competition. They say there should be an arbiter, there should be, I would say, what they call in French, un gendarme de la concurrence, somebody who is able to remind the rules of the game and to apply firmly an enforcement
and to sanction, of course, infringements to competition rules. But what's important is that the support fines, the support deterrent fines against infringers. But what is important, and when you interview French people about why do we need an enforcer and a strong enforcer, interestingly, the first answer is because we want SMEs, small and medium companies, have the same chances as big companies on the market. That's not something which is spontaneous as well. But the first answer, we want a level playing field between small companies and big businesses. And there is a link between our national motto. You remember the French Revolution, Liberté, Égalité, Fraternité, Libertà, Equalità, Fraternità. In France, of course, it's difficult to express, but as a French citizen, I'm sure that among the three values, liberté, égalité, fraternité, of course, fraternité, brotherhood is not something which sounds very positively when you're an antitrust enforcer, and we are not friends of fraternité, I would say. But if you talk about only freedom and equality, there is, of course, a tension between that two political values. But interestingly, I think the French are much more keen on preserving equality than freedom, than liberty. And their answers derive from that. They consider that competition regulation is important because it can provide equality of chances between players on the market. Of course, and the distrust, maybe, towards the competitive process comes from that as well, because, of course, as in sport, competition, of course, pushes to inequality and, of course, pushes companies who have stronger sets to take benefit on them to innovate against, of course, other players on the market. Third answers we received, we tried to rank the state of competition in different industries, and we interviewed French people about the perception of competition in different industries, sectors. First, they were very positive about competition in telecom, high-tech, internet, and the perception of competition was very negative, was very bad, in two sectors, energy first and banks. Banks are very unpopular in France, or people consider that there is not enough choice among banks and that competition doesn't function very well in the banking sector. Fourth observation, there is, of course, a gap between the perception by consumers, and I tried to summarize the main perception by French consumers, and the perception by citizens. When you interview citizens and you talk about competition in more general and abstract terms, there is something which brings some distrust, some distance of some equations, and it can explain. It's one of the reasons which can explain the no to the French referendum, to the constitutional treaty, which was proposed to the French a few years ago. So I consider, as I told you a few minutes ago, that it is one of our mission as an antitrust agency to bridge that gap between what consumers think and what citizens think. And I will try, but very rapidly, I don't want to be too long, I would like to explore some practical avenues to bridge that gap. The first is, of course, to show that what we are doing is useful for consumers. And, of course, the French Competition Authority has been very active in the last few years, especially in detecting cartels on goods which are offered on, I would say, fine markets, on retail markets,
which, well, sound in very concrete terms by French citizens. And to be very frank, we made the headlines of French newspapers and French TV on many, many important and popular cases. I remember the 2005 decision on a cartel on mobile telephony, where the main three telecom mobile operators shared an agreement where they colluded to share the market along, I would say, market shares they negotiated together. It was the first time taking a taxi that the taxi bring me to the Autorité de la Concurrence said me, I'm proud to bring you here. That's something I was not expecting, but it was really a very popular decision. And we made others on toy, for example, toy distribution in 2007, on laundry detergent manufacturers in 2011, on German and French millers, cartels which limited imports of flours between France and Germany, and in fact colluded on prices in the French supermarkets. More recently, the interbank fees, we have been very aggressive and very active against banks to bring down the level of interbank fees for all payment means, checks, credit cards and direct debits, where we obtained the total suppression of interbank fees or fees for direct debits. And of course, that decisions contributed to the positive perception of competition enforcement because we were able to bring concrete results for consumers. Second, and that's very important, I think advocacy is a good answer. And I'm struck by the fact that there has been in Europe very interesting initiatives, especially in southern countries like Italy, Spain or France, which, as I was mentioning, are not the countries where competition culture is stronger, to develop that advocacy, to strengthen, I would say, trust in a competition culture. In Italy, the Autorità Garante have now the obligation to make an annual report, which feeds, I would say, a bill the government has to send to the Parliament on competition. In Spain, the CNC have the right to challenge local regulations which are not consistent with competition rules. And in France, we developed a tool which is very, I would say, important, which is the sector inquiries, which we developed ex officio sector inquiries, where we make a diagnosis of the competition in different sectors, and we try to make recommendations to the governments, to the parliament, or to businesses to improve the way competition is managed. And some of that sector inquiries have been very popular. I mean, for example, car repair maintenance and the question, for example, of spare parts markets. Pharmaceutical, we have launched a sector inquiry in that sector. Online services, Google, and for example, online advertising, mobile telephony, railway sector. There has been a lot of initiatives we took, not to sanction, I would say, companies, but to make a sort of observation of how competition works in different sectors and how we can improve it concretely. And it was very interesting because it feeded the public debate and forced everybody to take a positive or negative position in favor of that recommendations. Third, and I think that's very important, the reform intensified the relationship between the Autorité and the Parliament. And I'm very proud to be seated just beside a representative of the Camera dei Deputati, because in France, the new reform tried to intensify the relationship between the Autorité and the Parliament. We developed what we call accountability, and we want the Autorité being more accountable to the French Parliament. There are now compulsory hearings,
And there is no, I would say, public debate on any subject where me, a chair of the competition authority, is not invited at the parliament to testify and to tell them, well, what is good for competition or not. That's very important, because to be very frank, my conviction is that on competition, members of the parliament are much more pro-competition than government people. Government people are much more influenced by producers. Where members of the parliament who are elected in constituencies and by consumers who elect them are much more interested by benefits for, I would say, ordinary consumers. And I think one of the successes of competition enforcement in France and that development of competition culture is due to the action of the parliament and the attention it puts towards what we are doing. The most reluctant people are, surprisingly, civil servants and judges. There has been a study in France made by Institut Montaigne, an independent think tank, and which was dramatic. The most reluctant people are people from the administration. They don't believe in competition. There were 77% saying, well, no, I don't want any, I don't see any positive impact of competition, and it's worst among judges. I'm so ashamed that I won't want to give you the figure. But that was really dramatic. The judges are maybe one of the most reluctant people who don't believe in competition. That's why in France, among different advocacy initiatives we took, and personally I've been very committed on that, because I made a few years ago a report to the Prime Minister to develop what they call preliminary impact assessment studies on future legislation. We published a document which in fact tries to encourage ministers and administrations to make, I would say, preliminary impact assessment of the legislation they contemplate, and forcing them to have a chapter in that study which compares pro and cons of each reform about competition. Would the reform would be pro or anti-competitive? What can we expect in terms of competition effects of that legislation? I will end, I'm sorry to be so long and maybe so boring. I would like to end my remarks by talking about something which could dramatically change the perception of competition. It is the development of private action, and especially class action. Muriel Chani tomorrow will touch upon that subject. But to be very frank, it's difficult to make citizens and consumers touch the benefits of competition when the fines we collect, and last year it was 540 million euros we collected as antitrust fines, go to the general budget and don't repair, in fact, the prejudice, the damage caused by victims of that cartel, of their abuses of dominant position. The government has sent to the Conseil d'État and will send to the Parliament in a few weeks a bill, a draft bill, which is important because for the first time it will create a class action system in France, which will include, the scope of that bill is rather narrow. It doesn't deal with health, environment or financial services. It's limited to economic harm, economic damages. Among them is competition. Competition is in the scope of that class action legislation. It's a rather strict system. I think it's a first stage of an experiment. So it's a follow-on system. Class action would be allowed only after an infringement made by the competition authority or the European Commission. It's an opt-in system, and it will be reserved to consumer associations. But nonetheless, even if I regret, and I will try to advocate in the Parliament in favour of a more open approach, I think that's very important that consumers and citizens can take concrete benefits of what we're doing. When we sanctioned the mobile cartel in 2005, we calculated that the average loss
of every telephone mobile consumer was around 60 euros per year. And the cartel was 2.5 years long. So it made, I would say, an average loss of, I would say, 150 euros per person, per consumer. It seems nothing or very low, but it's very important, of course, when we have millions of consumers. At that time, the main consumer organization, UFC Que Choisir, tried to convince consumers to bring a legal claim, to bring a legal action against the mobile operators, and they offered the first 12,000 consumers, they offered to join a website they created to say, well, we will bring together the cases and we'll bring them together to the courts. There were immediately 20,000 people who joined the action, and they were enthusiastic, and they had to limit, of course, the number of people, but they failed because the system, the legal system in France, didn't authorize that, didn't allow that. And to be very frank, if that had been possible, and if it is possible in the future, I think it would play a very positive role in favor of that competition culture. Sorry to be so long and detailed, and maybe to have been, I would say, too talkative in English. I would have preferred to make it in Italian. And thank you very much for your attention. And of course, I'm ready to answer any questions you would like to raise. Thank you very much. Thank you very much, Bruno. Our next speaker is Ricardo Alonso Soto, who graduated in law from the University of Oviedo in Spain in 1967. He is a professor of commercial law at the Universidad de Madrid. From 1986 to 1999, he was commissioner of the Spanish Competition Tribunal. He was also vice president of that tribunal from 1992 to 1996. He is a counsel at a Spanish law firm, has been a member at the law firm since 2001. He's a member of the board of the Commercial Law Review, Competition and Commercial Distribution Law Review, and the EU and Competition Law Review. He's published numerous articles in the field of competition law. So, Ricardo. Grazie. Voglio ringraziare all'Università di Trento e il professore Venacchio e Carpagnano del loro invito al convegno. Per parlare di cultura della concorrenza, limiti sociali e promozione della concorrenza in Spagna. Molti paesi hanno scoperto o riscoperto il diritto della concorrenza in periodi piuttosto recenti. Infatti, fino all'ultimo decennio del secolo scorso, solo pochi paesi avevano una legislazione antitrust. In Spagna, invece, esiste un sistema di difesa della concorrenza sin dall'anno 1963. Proprio nel mes de luglio si celebra el 50º aniversario de la legge sulle pratiche restrittive della concorrenza. L'attuazione di questo sistema si deve, da un lato, all'apertura dell'economia spagnola grazie al piano di sviluppo economico e sociale, e dall'altro alla pressione esercitata degli Stati Uniti d'America per indurre la Spagna a adottare un quadro normativo che consentisse l'entrata delle loro imprese multinazionali nel nostro mercato. Tuttavia, fino al 1986, il sistema non è stato efficace a causa dell'esistenza di quello che possiamo denominare un sistema istituzionale antimercato. In Spagna esistevano
un grande intervento dello Stato nell'economia, dirigismo economico, un corporativismo istituzionale, esistenza di sindacati verticali formati da lavoratori, imprenditori e pubblica amministrazione, politiche protezionistiche nell'industria e del commercio nazionale, abbondanza di monopoli e di concessioni amministrative in regime di esclusiva e mancanza di una cultura di concorrenza. La situazione cambia negli anni 80, dopo l'approvazione della Costituzione spagnola in 1978, che stabilisce un sistema economico basato sulla libertà d'impresa nel quadro di un'economia di mercato, e dopo l'entrata della Spagna nella Comunità Economica Europea in 1986. Diverse circostanze, quali la deregolamentazione economica, la privatizzazione di importanti imprese pubbliche, l'eliminazione delle sovvenzioni statali alle imprese, l'arrivo di importanti investimenti stranieri, la liberalizzazione del commercio estero e la grande scommessa del governo socialista sulle politiche della concorrenza hanno motivato la promulgazione di una nuova legge sulla difesa della concorrenza nel 1989, destinata a rivitalizzare il sistema. A questo cambiamento hanno contribuito il rafforzamento dell'indipendenza e dei poteri dell'Autorità Nazionale per la Concorrenza, il Tribunale di Difesa della Competenza, e la creazione dell'Autorità Regionale per la Concorrenza. A partire da questo momento, l'attuazione del diritto della concorrenza, l'enforcement, si è sviluppata in due tappe. Una prima tappa didattica in cui si producono la divulgazione dei benefici del sistema di libera concorrenza, il riconoscimento sociale dell'autorità garanti della concorrenza, l'adozione da parte dell'autorità garanti della concorrenza di decisioni pedagogiche e la modernizzazione nell'imposizione delle sanzioni simboliche. Una seconda tappa di consolidamento in cui si producono interventi d'ufficio, selezioni di casi, elaborazione della dottrina delle decisioni e sanzioni dissuasorie. La storia della difesa della concorrenza si conclude per il momento con la promulgazione della legge sulla difesa della concorrenza dell'anno 2007, che aggiorna la normativa adeguandola al pacchetto di riforma delle norme comunitarie sulla concorrenza. Migliora la struttura istituzionale svincolandola completamente dal governo e fornisce alla Commissione Nazionale per la Concorrenza nuovi strumenti necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, come il meccanismo di clemenza o lenienza, la facoltà di impugnare in sede giudiziaria le decisioni, gli atti e norme della pubblica amministrazione che limitino la concorrenza sul mercato, e la possibilità di adottare misure strutturali come sanzione per l'attuazione di pratiche anticompetitive. Attualmente si trova in fase di discussione in Parlamento un progetto di legge per la creazione di una Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza, rivolta a creare un macroorganismo che comprenda l'attuale Commissione Nazionale per la Concorrenza e le principali agenzie di regolazione indipendenti esistenti in settori quali quello delle telecomunicazioni, dell'energia, postale, audiovisivo, ferroviario e aeroportuale, che ha ricevuto il rifiuto del mondo accademico, degli esperti, avvocati ed economisti, di tutti i partiti politici, dell'opposizione e dure critiche
da parte della Commissione europea. Necessità di creare una cultura della concorrenza. Da quanto detto prima, si può dedurre che non solo è necessario creare un sistema di difesa della concorrenza, ma bisogna anche sviluppare una politica di concorrenza e creare una cultura della concorrenza. Una politica della concorrenza basata sui seguenti punti. Obiettivi chiari come la difesa del mercato e dei consumatori come interessi generali, non perseguire la difesa dei concorrenti e non proteggere interessi particolaristici di gruppi o di settori. La soppressione delle barriere d'entrata al mercato, non impedire l'accesso alle imprese straniere, il controllo del potere di mercato attraverso il controllo dei comportamenti imprenditoriali e dei cambiamenti della struttura del mercato, norme tecnicamente corrette e adeguate in base alla situazione del Paese, un'autorità garante della concorrenza indipendenti, efficace e rispettati e interventi significativi dal punto di vista economico e sociale. E una cultura della concorrenza in cui il cui scopo deve essere quello di fare in modo che la società creda nella concorrenza, comprenda la sua utilità per raggiungere l'efficienza economica e il benessere dei cittadini e sostenga le politiche e l'autorità garanti della concorrenza. Si tratta di un percorso difficile e pieno di ostacoli. Limiti sociali derivati della presenza di valore sociale e comportamenti commerciali. Il diritto antitrust nasce negli Stati Uniti d'America, una nazione con un sistema di valori sociali basato sul principio della etica della religione protestante, che favoriscono la sua attuazione. La concorrenza è il mezzo naturale attraverso il quale si raggiunge il successo richiesto dal principio della predeterminazione. Nei paesi latini, invece, si sono sviluppati altri valori fondamentali, come la famiglia, l'amicizia o la solidarietà, in modo tale che il successo individuale non viene percepito dalla società come un elemento positivo, ma come qualcosa che genera sfiducia nel mezzo usato per raggiungere tal successo. Ne sono un esempio le diverse prospettive che entrambi i mondi sviluppano delle politiche di clemenza o leniency. Limiti politici, sfiducia nel mercato. La tradizione antimercato porta a subordinare il funzionamento del mercato al controllo governativo. Nascono così politiche della concorrenza che modificano i concetti fondamentali di diritto antitrust e considerano il diritto della concorrenza come uno strumento per intervenire sul mercato. Questo si può osservare in particolare in materia di controllo delle concentrazioni. Uso della idea della convenienza sociale per risolvere i conflitti in maniera particolare in base alla congiuntura del momento. Esistenza di altre priorità politiche come il settore di interesse strategico, la perdita del livello di occupazione, la pluralità informativa nel mass media, eccetera. Limiti istituzionali, mancanza di indipendenza dell'autorità garanti della concorrenza e di conseguenza la loro soggezione alle direttive governative. Mancanza di mezzi, mancanza di qualificazione, formazione tecnica specializzata dei membri dell'autorità garanti della concorrenza e mancata di formazione in diritto della concorrenza
degli organi giudiziari che si occupano della revisione della decisione dell'autorità garanti della concorrenza. Mentalità della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione predilige i costi a breve termine a scapito dei benefici a lungo termine delle politiche della concorrenza. Esempio, in mio paese, eliminazione dell'autorità regionali garanti della concorrenza per ridurre il deficit pubblico. Inoltre, è il caso di osservare che la pubblica amministrazione, sia il governo sia gli enti regionali e locali, è stata e continua a essere un importante autore o istigatore di pratiche restrittive della concorrenza. Allora, come si può realizzare una cultura della concorrenza? Facendo in modo che l'autorità garante della concorrenza sia credibile, apprezzata e rispettata dalla società, che i cittadini abbiano fiducia nell'autorità garante, e sviluppando un'attività di promozione della concorrenza. Credibilità e accreditamento dell'autorità garanti della concorrenza. Per raggiungere questo obiettivo è necessario dotare all'autorità garante di indipendenza, qualifica tecnica e poteri sufficienti per un'azione efficace. E stabilire procedure flessibili e veloci. Promuovere la trasparenza e la pubblicità delle decisioni, generare interventi per identificare le pratiche anticoncorrenziali di rilevanza economico-sociale che rappresentino un beneficio esplicito per i consumatori e per l'economia in generale. In Spagna, il Tribunale di Difesa della Concorrenza della Competenza ha ottenuto un gran sostegno sociale in alcuni casi, come la rottura del monopolio della trasmissione delle partite di calcio da parte della televisione pubblica o dei prezzi del pollo. Imporre sanzioni dissuasorie, confisca degli utili illeciti ottenuti, assicurare l'effettività delle decisioni, divulgare i benefici economici e sociali della concorrenza per le imprese e per i consumatori e stabilire la responsabilità sociale istituzionale, rendere conto alla società del lavoro svolto dall'autorità garante della concorrenza. In Spagna, attraverso un'udienza parlamentare annuale del Presidente della Commissione Nazionale per la concorrenza innanzi al Parlamento. E promozione della concorrenza, advocacy in inglese. L'attività di promozione della concorrenza deve cercare di favorire lo sviluppo di un quadro competitivo per il funzionamento dell'economia in generale e dei settori economici in particolare. Questa attività si sviluppa mediante interventi di divulgazione, di formazione e di analisi o studi settoriali e comportamenti imprenditoriali. Le promozioni della concorrenza non si rivolge solo agli imprenditori e ai consumatori, ma anche alla pubblica amministrazione. Fra gli strumenti utilizzati ricordiamo, da un lato, le azioni formative, organizzazione dei corsi, congressi e conferenze, nonché la presenza della pubblica amministrazione in quelle organizzate da altre istituzioni, e d'altro l'elaborazione e la pubblicazione di relazioni e raccomandazioni rivolte alla pubblica amministrazione su progetti normativi, interventi o politiche economiche, e guide didattiche e studi settoriali di interesse sia per gli operatori economici sia per la pubblica amministrazione. Un esempio
Delle prime è la relazione sui criteri per elaborare politiche di liberalizzazione che indica i seguenti punti. Mostrare i vantaggi della concorrenza e stimolare il dibattito. Non trascurare gli obiettivi sociali, in particolare il servizio universale. Prima liberalizzare e poi privatizzare. Normalmente il monopolio privato è più perverso di quello pubblico. Cambiare solo l'imprescindibile. Non essere gli ultimi, ma nemmeno i primi. Sfruttare le esperienze esistenti, prestare molta attenzione alla transizione e creare un quadro normativo e istituzionale che favorisca la concorrenza. Fra i secondi citiamo le guide pratiche, guida pratica per le imprese, cosa è proibito? Come deve comportarsi una impresa sul mercato? Cosa fare se partecipa a un cartello? Cosa fare se conosce o si è vittima di una pratica restrittiva della concorrenza? Quando e come si notifica un'operazione di concentrazione? Quali patti sono proibiti nei contratti di fornitura e di distribuzione? Guida per l'associazione di imprese, contenuto, raccomandazioni sui prezzi e sulle condizioni commerciali, boicottaggio, scambi di informazioni fra gli associati, pubblicità, standardizzazione e contratti tipi. Guida per la realizzazione di un controllo della concorrenza, compliance. Guida sugli appalti pubblici e sulla concorrenza, di contenuto, accesso alla licitazione, criterio di aggiudicazione, durata dei contratti, modifiche sopravvenute, collusioni fra appaltatori, guida sugli accordi quadro per gli appalti pubblici, vantaggi, razionalizzazione e centralizzazione, inconvenienti, chiusura del mercato, aggiudicazione discriminatoria, collusione negli appalti derivati e raccomandazione alla pubblica amministrazione per una regolazione del mercato più efficiente e che favorisca la concorrenza. E gli studi settoriali che si possono osservare nella diapositiva, carburanti per veicoli, rapporto fra produttore e distributore nei settori alimentari, concorrenza nel settore agroalimentare, servizi professionali e associazioni professionali, cemento, verifica tecnica dei veicoli a motori, prezzo dei libri, eccetera. Importante è interventi di rapporto sulla interventi politici che possono favorire la libera concorrenza nei servizi e affrontare il danno causato dai monopoli, di contenuto criteri per lavorare di politica di liberalizzazione, proposte per il settore delle telecomunicazioni, energia elettrica, trasporti, monopoli di servizi locali, suolo urbano e servizi di installazione e manutenzione. E per concludere, farò riferimento all'ultimo intervento della Commissione Nazionale per la Concorrenza, la convocazione di un concorso per premiare le pubbliche amministrazioni che favoriscono maggiormente la concorrenza. Grazie. Grazie Riccardo. Il dottor Nardoni è il prossimo relatore. Claudio è avvocato e consigliere parlamentare della Camera
e deputati a Roma, ha un ricchissimo curriculum, non leggo tutto, però è stato anche capo segreteria tecnica del ministro dello sviluppo economico, vice commissario di Songjin, membro della commissione paritetica RAI e componente del gruppo di alti funzionari incaricati di organizzare il G8 Energy di Roma in 2009. Prego. Grazie Dan. Innanzitutto buonasera a tutti. Prima di iniziare il mio intervento consentitemi di rivolgere un ringraziamento sentito e non rituale anche a nome dell'Avvocato Pozzoli che doveva essere qui con noi oggi ma che gli impegni connessi a questa delicata giornata istituzionale hanno trattenuto alla Camera. Un ringraziamento all'Università di Trento, agli organizzatori di questo convegno e in particolare al professor Benacchio e al dottor Carpagnano che hanno voluto coinvolgere l'avvocatura della Camera dei Deputati in questa occasione veramente interessante di confronto e di riflessione sui temi antitrust. Il mio intervento può prendere spunto da un'osservazione che ci faceva poco fa il presidente Lasserre, la cui stimolante in relazione abbiamo molto apprezzato. Il presidente ci ricordava, osservava che mediamente i parlamenti sono più favorevoli, più pro-concorrenziali di molte altre strutture pubbliche. Io non dispongo in realtà di statistiche aggiornate per dirvi se questa valutazione può o meno applicarsi anche al Parlamento italiano. So che storicamente nella nostra cultura della concorrenza e forse ancora di più nel comune sentire dell'opinione pubblica, a torto o a ragione, il Parlamento non viene generalmente associato tra i principali protagonisti, tra i principali motori dell'antitrust italiano, ma semmai viene associato a quella sfera del potere politico dalla quale sarebbe bene separare e in qualche modo addirittura proteggere il potere tecnico attribuito dalla legge all'autorità garante della concorrenza e del mercato. Io proverò a dimostrare che la situazione è un po' più complessa di questa impressione un po' semplificata che l'opinione pubblica può avere e tuttavia è assolutamente innegabile che dal punto che nel lungo e articolato dibattito che ha prima preceduto l'istituzione dell'autorità garante e successivamente accompagnato il primo ventennio di sua attività, se c'è una questione su cui si è registrato un consenso, sia pure con piccole diversità d'accenti, ma sostanzialmente unanime, è stata proprio la posizione di indipendenza dell'autorità dalla sfera politica, la sua caratterizzazione come organismo di natura essenzialmente tecnica, e sull'importanza di questa qualificazione tecnica dell'autorità abbiamo sentito anche un poco fa dal presidente Soto che si tratta di un requisito molto importante percepito come tale anche nell'esperienza spagnola. Senza adeguate garanzie di indipendenza l'autorità si troverebbe infatti esposta ad indebiti condizionamenti da parte non soltanto del potere politico ma anche del potere economico e non potrebbe quindi svolgere i delicati compiti che le sono affidati con quel rigore scientifico e con quella imparzialità che la materia richiede e che noi tutti, penso, le riconosciamo. In linea con questa impostazione, la legge del 90, la conosciamo tutti, l'articolo 10,2, afferma che l'autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'intento della norma era evidentemente creare quel distacco dalla sfera politica necessario per sottrarre la regolazione della concorrenza all'influenza delle mutevoli maggioranze di governo ed evitare che della regolazione della concorrenza si potesse fare un uso strumentale e scorretto. L'indipendenza dal potere politico e quindi anche l'indipendenza dal Parlamento costituisce pertanto un tratto qualificante dell'autorità antitrust. Indipendenza però non vuol dire separazione, non vuol dire reciproca indifferenza o peggio ancora contrapposizione.
tanto più che è obiettivamente difficile in alcuni casi tracciare un confine netto tra il dominio proprio dell'autorità antitrust e la sfera delle decisioni riservate all'esecutivo ed al legislativo, cioè tra quelle funzioni politiche di promozione della concorrenza e le misure tecniche adottate a sua tutela. L'autorità antitrust non si limita infatti ad essere il custode neutrale di un ordine naturale dei mercati, ordine che peraltro la recente crisi economica ha dimostrato essere del tutto illusorio ed evanescente. Essa al contrario interviene attivamente per limitare questo naturale disordine e per definire un assetto dei mercati ritenuto più efficiente e funzionale alla tutela degli interessi della collettività affidati alle sue cure. È certamente vero che questo intervento si basa, come ovvio, sui canoni della scienza economica, della scienza giuridica, e non gode quindi di quella libertà propria dell'azione politica. E tuttavia è innegabile che nello svolgimento delle sue funzioni l'autorità antitrust dispone di margini di discrezionalità estremamente ampi, che evocano categorie meta-economiche. Cito per esempio le esigenze di interesse generale o le ragioni essenziali di economia nazionale che sono espressamente richiamati dagli articoli 21 e 25 della legge istitutiva. La prima di queste disposizioni, come è noto, prevede che l'autorità possa segnalare al Parlamento e al Governo i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento, sto leggendo la norma, o provvedimenti amministrativi di carattere generale, determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale. Dunque, dall'analisi del dettato normativo si evince l'ampiezza del margine di apprezzamento riconosciuto all'autorità, un margine di apprezzamento che incide sia sull'AN sia sul quid della segnalazione. E infatti l'autorità a decidere se il vulnus concorrenziale determinato da un provvedimento normativo o amministrativo superi la soglia della particolare rilevanza. E in secondo luogo è sempre l'autorità a decidere se questo vulnus possa essere giustificato da esigenze di interesse generale. È evidente che entrambe queste valutazioni implicano un giudizio di valore che, pur non prescindendone del tutto, esula dalle categorie di tipo squisitamente giuridico-economico. Esiste quindi un'inevitabile commistione tra profili antitrust e sfera delle decisioni politiche, che trova ulteriore conferma nel comma 2 dell'articolo 25 della legge del 1990, la legge 287. Disposizione questa che consente all'autorità di autorizzare per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea e nei limiti in cui tali interessi lo richiedano, operazioni di concentrazione altrimenti vietate ai sensi dell'articolo 6. Anche in questo caso, certo, l'autorizzazione presenta carattere eccezionale e temporaneo, viene concessa secondo criteri che sono definiti ex ante dal Consiglio dei Ministri. Eppure mi sembra che, nonostante l'eccezionalità della fattispecie, anche in questo caso il ruolo dell'autorità non può esaurirsi nella settica applicazione di criteri puramente tecnico-economici, ma sembrerebbe implicare l'esercizio di un potere discrezionale di notevole ampiezza con evidenti aree di contiguità e sovrapposizione nei confronti degli indirizzi di politica economica spettanti a governo e Parlamento. Proprio sulla base di un'attenta analisi di queste e di altre disposizioni della legge del 90, alcuni autori sono giunti ad affermare in modo esplicito la natura essenzialmente politica delle scelte antitrust,
che troverebbe conferma anche nella disciplina vigente in ambito comunitario. Ricordo ad esempio uno dei padri della nostra legge antitrust, che osservava che la Commissione europea, forte del suo triplice ruolo di organo esecutivo dell'Unione, guardiano dell'applicazione delle norme, titolare del potere di proposta legislativa, ha, leggo testualmente, applicato le norme di concorrenza per fare indirettamente una vera e propria politica industriale. Alla luce di questa sintetica rassegna, anche chi, come il sottoscritto, non ritenga di poter qualificare come tout court politiche le competenze attribuite all'autorità, non può non riconoscere che il principio della neutralità dell'azione antitrust deve essere oggi inteso in senso più problematico rispetto al passato. Gli interventi a tutela della concorrenza e del mercato presentano cioè degli irriducibili profili, dei profili irriducibili rispetto alla sola dimensione tecnica e producono spesso conseguenze suscettibili di influenzare in maniera significativa lo sviluppo economico del paese. Se così è, si deve allora concludere che il rapporto tra potere politico e autorità garante della concorrenza e del mercato non può che essere dialettico. Governo e Parlamento da un lato e autorità garante della concorrenza dall'altro, nell'esercizio delle loro funzioni, sono chiamati ad un costante raccordo, tenendo sempre conto degli aspetti di reciproca interferenza. Per conseguire questo obiettivo, l'ordinamento mette a disposizione due tipi di strumenti, gli uni attivabili dall'autorità, gli altri attivabili direttamente dal Parlamento. I primi sono espressamente previsti dalla legge del 90. Si tratta, come è noto, della presentazione della relazione annuale, prevista dall'articolo 23, del potere di segnalazione al Parlamento e al Governo, previsto dal già citato articolo 21, e del potere consultivo di cui al successivo articolo 22. L'esperienza di questi anni ha evidenziato la crescente importanza che questi strumenti di raccordo hanno assunto sul piano sia quantitativo che qualitativo. Sotto il primo profilo, la prassi ha visto un progressivo aumento del numero di segnalazioni e pareri formulati dall'autorità al Parlamento. Si è passati infatti dai due casi del 1991 al picco dei 25 casi del 2011. Prendendo in considerazione le sole legislature lunghe, quelle durate cioè 5 anni, il numero di segnalazioni e pareri dell'autorità al Parlamento è stato di 70 nella 13ª legislatura, quella che va dal 96 al 2001, 60 nella 14ª, anni 2001-2006, e di ben 92 nell'ultima legislatura, la 16ª 2008-2013. Sono dati questi che testimoniano quanto intenso e sistematico sia stato in questi anni il raccordo tra autorità garante della concorrenza del mercato e Parlamento. Sul piano qualitativo, poi, merita di essere ricordata la lettera con cui, nel maggio del 2005, i presidenti della Camera e del Senato sottoposero all'attenzione dei presidenti delle 14 commissioni permanenti l'esigenza di dare adeguato seguito alle relazioni, alle segnalazioni e ai pareri delle autorità indipendenti, in generale, tra cui naturalmente anche l'autorità antitrust. In particolare, in quell'occasione, si auspicò che, con riferimento alle relazioni, vi fosse, cito testualmente, uno specifico momento di approfondimento presso le commissioni permanenti, a tal fine utilizzando tutti gli strumenti previsti in via generale dal regolamento parlamentare, ivi comprese le audizioni dei presidenti delle autorità. Questa missiva, per un verso, attesta il rilievo sostanziale e procedurale che nell'ambito dei regolamenti vigenti il Parlamento intende attribuire alle relazioni, alle segnalazioni e ai pareri provenienti dall'antitrust,
ritenuti un qualificato contributo di riflessione da valorizzare nell'ambito dell'ordinaria istruttoria legislativa. Non ci si può, tuttavia, nascondere che la stessa necessità di inviare una simile lettera sembra, per altro verso, implicitamente confermare la sostanziale distrazione con cui per troppo tempo il Parlamento ha seguito le iniziative e l'attività dell'autorità antitrust. Una distrazione che è stata rilevata anche dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti che la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha condotto nel corso della XVI legislatura e che si è conclusa nel febbraio dello scorso anno. Proprio per favorire un uso meno distratto delle sollecitazioni provenienti dall'autorità, nel 2009 si è tentata la carta della legge annuale per la concorrenza, per il mercato e la concorrenza, ponendo a carico del governo l'onere di predisporre un disegno di legge che recepisse quanto osservato in relazioni, pareri e segnalazioni dell'antitrust. Ricordo che quando questo strumento venne introdotto l'iniziativa suscitò consensi e alimentò aspettative. A distanza di 4 anni spiace riconoscere che l'esperimento non ha prodotto i risultati auspicati e che questo prezioso strumento di raccordo tra autorità, governo e Parlamento costituisce tuttora una potenzialità inespressa. Sicuramente è stata persa, a mio giudizio, un'opportunità importante, tanto più se si considera che nel frattempo l'autorità garante per la concorrenza del mercato ha prodotto un'imponente mole di proposte che erano proprio espressamente finalizzate alla predisposizione di un simile disegno di legge. Purtroppo però le cose sono andate diversamente. Ma, come dicevo prima, i canali di raccordo non sono attivabili solo su iniziativa dell'autorità. Anche il Parlamento può contare su strumenti di rilevante efficacia ed impatto. In primo luogo, come ovvio, le Camere possono adottare misure di carattere legislativo, volte a disciplinare in dettaglio l'esercizio delle competenze dell'autorità, ad attribuirne di nuove, a ridefinirne l'organizzazione e le risorse. Proprio grazie a simili interventi, l'autorità ha progressivamente ampliato lo spettro delle proprie funzioni, con riferimento alla pubblicità ingannevole e comparativa, alla tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali scorrette e al conflitto di interesse dei titolari delle cariche di governo. Vi è poi una seconda modalità di raccordo, consistente nello svolgimento di attività informative. Attraverso audizioni periodiche ed indagini conoscitive, le commissioni parlamentari acquisiscono direttamente dall'autorità un prezioso patrimonio di informazioni, valutazioni ed esperienze, in grado di orientare l'azione delle Camere nel delicato e complesso settore antitrust. Basti pensare al riguardo che nella sola XVI legislatura, quindi la legislatura che si è appena conclusa, l'autorità è stata ascoltata in audizione ben 32 volte, con riferimento a tutti i principali settori economici del Paese, dal settore energetico a quello delle comunicazioni, dall'assicurativo al bancario, dalle libere professioni ai servizi pubblici locali, dal trasporto ai servizi postali, dall'agroalimentare alla farmaceutica, per non parlare delle audizioni di carattere generale sui temi delle liberalizzazioni e della crisi economica. Non bisogna poi dimenticare che alle Camere è attribuito anche un importante ruolo di garanzia a tutela dell'indipendenza dell'autorità. Mi riferisco in primo luogo alla valutazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni parlamentari che, se dirette a sindacare o a sindacare comportamento o iniziative dell'autorità o a indirizzare l'attività di quest'ultima, sono dichiarate inammissibili dalla Presidenza delle due Camere sulla base delle norme dei rispettivi regolamenti. E infine, last but not least, un ruolo di garanzia è svolto anche dal meccanismo di nomina per i componenti dell'autorità che, coinvolgendo personalmente i presidenti delle Camere, esclude in radice l'esistenza di un rapporto di fiducia e responsabilità nei confronti non soltanto dell'esecutivo,
ma anche delle stesse assemblee parlamentari. Dagli argomenti che ho sin qui sintetizzato, spero in modo non troppo frammentario e disordinato, credo si possa concludere che l'indipendenza dell'autorità non è vulnerata, ma è anzi esaltata dal rapporto dialettico con il Parlamento. Un rapporto che è biunivoco e dal quale entrambe le istituzioni possono e devono trarre impulso ed alimento per il più proficuo esercizio delle rispettive funzioni. Funzioni che devono essere esercitate senza confusioni di ruoli, naturalmente, tra decisore politico da un lato e regolatore tecnico indipendente dall'altro. Al primo compete definire il livello di tutela degli interessi generali, un compito che non può essere esercitato in una dimensione puramente tecnica, ma che richiede una piena legittimazione democratica. Al regolatore tecnico spetta invece il compito di stabilire le modalità concrete di attuazione del livello di tutela che è stato definito in ambito politico. I due piani di azione, come abbiamo visto, presentano molteplici punti di interferenza e devono quindi essere oggetto di un costante raccordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale. E questo, a mio modo di vedere, il solo modo per garantire che la concorrenza, che in un celebre saggio del 42 Einaudi definiva un arboscello delicato, possa diventare una pianta robusta in grado di resistere alla violenta tempesta degli interessi particolari. Grazie Claudio, è previsto adesso un coffee break, quindi ci torniamo verso le 17. Grazie.